Ok, commento che abbiamo fatto una partita pessima dove la palla 2, Cremona ha giocato con il doppio della nostra energia, abbiamo sofferto gli uno contro uno da praticamente tutti gli esterni e abbiamo sofferto di conseguenza a rimbalzo perché una volta che venivamo battuti facilmente andavamo ad aiutare. Poi era molto complicato controllare i rimbalzi, quindi partito tutto dalla nostra prova difensiva, io credo. In attacco, anche lì, nel momento in cui tu devi partire ogni volta dai tiri liberi perché hai fatto fallo, dalla rimessa dal fondo e gli avversari comunque ti pressano, non siamo quasi mai o poche volte riusciti ad eseguire i giochi nelle posizioni corrette e questo ci ha portato spesso a fare palle perse. Ma se noi controlliamo meglio l'aspetto difensivo è chiaro che riusciamo a fare anche una partita più pulita in attacco. Dopodiché ci sono tante cose che si possono analizzare, però mi sembra che la pallacanestro è uno sport semplice, se non difendi poi tutto va a rotoli. Non credo sia una questione di abbassamento della tensione, credo che la tipologia di squadra che è Cremona è una tipologia di squadra completamente opposta alla nostra ed è molto semplice. Se la partita va da un lato, si dipana in un determinato modo molto più favorevole a Cremona e questo è il merito di Cremona, è il nostro demerito, è chiaro che noi possiamo subire nettamente. Chiaramente se la partita riesce a indirizzarla un po' più verso quelli che sono i tuoi binari, allora forse puoi avere un risultato diverso, però ogni partita è diversa, ci sono delle diverse difficoltà. Milano gioca in maniera completamente diversa e noi in casa abbiamo avuto un atteggiamento decisamente opposto a quello che abbiamo avuto oggi. Questo è già successo anche con Brescia e più o meno è successo lo stesso a Bologna, quindi è una questione anche un po' mentale sulla quale chiaramente bisogna lavorare, sulla quale è indubbio che si debba crescere, però non credo che ti porti dietro la partita precedente quando poi hai di fronte una cosa completamente differente la partita dopo.